What's up you guys? Ciao a tutti e a tutte, benvenuti o bentornati in un nuovo video. Io sono Claudia e oggi, come avete letto sicuramente dal titolo, vi mostrerò un make up per questa bellissima quarantena, per stare in casa, per passare un po' dal salotto alla cucina con stile. Ho messo anche l'eyeliner eccetera, ma in realtà vi spiego strada facendo i vari passaggi, nel senso se volete tenerlo più basico o se dovete fare un trucco un po' più impegnativo tra virgolette. E allora vi ho mostrato anche come metto l'eyeliner eccetera, soprattutto perché su Instagram ho ricevuto molte richieste, allora ho deciso di fare un trucco che io mi farei anche per uscire, per fare un po' di foto. E non ho fatto passaggi complicati, non ho fatto contouring troppo esagerato eccetera, perché se volete un trucco un po' più deciso passaggio per passaggio magari ditemelo, faccio un altro video. Con questo volevo solo portarvi un video un po' più leggero nel caso appunto voleste provare qualche tecnica, qualche trucco nuovo mentre siamo a casa, appunto dobbiamo organizzarci per il party del sabato sera in taverna. E niente, spero vi piaccia, vi lascio il video. Ciao. Ok, ho già fermato i capelli in qualche modo a caso, quindi direi di partire subito col fondo. Io ne uso uno liquido e luminoso perché appunto deve idratarmi un minimo, ed uso questo pennello per il fondo, poi picchietto anche con la spugnetta. Vado un po' a periodo, a volte utilizzo la spugnetta, a volte il pennello, a volte entrambi, dipende un po'. Spero di vedere qualcosa perché sono miope e non ho le lenti e lo specchio tipo lì. Ma mentre in realtà non uso neanche tanto il fondo, adesso l'ho messo perché comunque voglio fare un make up un po' più completo, però mi trovo bene anche solo col correttore da mettere soprattutto sulle occhiaie e punti, magari se sono un po' rossato c'ho qualche buffoletto da coprire, infatti abbondo sulle occhiaie. Allora, voi come sta passando questa quarantena? Se avete voglia raccontatemelo un po' qua sotto sui commenti, così ci teniamo compagnia. Metto già il primer occhi perché è importantissimo. Se volete che i colori degli ombretti siano più vivi, più brillanti, che rendano al meglio, mettete sempre un primer occhi. Quindi metto un pochino. Io adesso utilizzo quello della Essence I Love Color. La spugnetta è distrutta, scusate, ma devo cambiarla, la uso davvero ormai per tutto. Cipria in polvere trasparente, così non si vede, ne metto pochissima perché io ho la pelle tendenzialmente secca, quindi non voglio che si secchi ulteriormente, insomma in generale un po' su tutto il viso. Se voi avete la pelle più lucida, quindi più grassa, ovviamente mettetene di più sulla zona T. E se utilizzate ombretti molto pigmentati che vi perdono un po' appunto di polvere, fanno fallout, fate un po' di baking sotto l'occhio mentre vi truccate, ovvero prendete un po' di cipria in questo modo e la mettete sotto, mettetene un bel strato. Io adesso appunto non ne metto troppa come vi dicevo, però se avete ombretti che vi fanno fallout voi mettete un bel strato, poi andate a farvi l'occhio e poi la rimuovete, così non vi sporcherete la base. Faccio subito le sopracciglia perché non posso vedermi senza. Io utilizzo un gel e un pennellino sottile apposta, quindi mi avvicino perché sennò non vedo niente e torno subito. Ok, sopracciglia disegnate, semplicemente disegno la parte sopra e sotto riempiendo gli spazi vuoti, faccio la codina e poi davanti creo dei piccoli peletti. Io ho provato di tutto, matite, pennarelli, penne per le sopracciglia, però i gel sono quelli con i quali mi trovo meglio, fatti così. Dopodiché lo fisso con il gel, quindi le vado a pettinare semplicemente per fissarle e soprattutto per spazzolarle verso l'alto, così il vostro sguardo sembrerà più aperto. Che bello avere le sopracciglia fatte, mi sento un'altra persona. Poi io in realtà dovrei fare anche un bel declutter dei miei trucchi, quindi se vi va di vedere un video dove appunto pulisco e butto un po' di trucchi, sistemo eccetera, scrivetemelo qui sotto con un commento, così so che lo filmo volentieri, so che vi può interessare. Io di solito faccio anche il contouring in crema se devo star via una giornata intera, se devo fare uno shooting, se ho qualcosa di importante, insomma. Ovviamente ora non è il caso, quindi per stare in casa andrò semplicemente di bronzer e via. Quindi vado a scolpire gli zigomi, ne metto un pochino sulla fronte, sotto il mento, e dopo vi mostro anche leggermente sul naso. Faccia a pesce, ma ormai queste cose già le saprete. Faccio un mix tra una terra che ho di Avon e anche una di Too Faced, la Chocolate Soleil, che mi piace come abbinamento. Ovviamente anche qui andrete a mettere le ombre, quindi la terra dove ne avete più necessità, nel senso se avete la fronte più piccola non vi servirà tanto metterla in fronte, se avete la mascella pronunciata nemmeno sotto il mento. Anche lì giocate un attimo con le forme del vostro viso per rendere tutto più simmetrico. Ho utilizzato un pennello kabuki e adesso prendo un pennello così angolato, parto da qui sotto il sopracciglio così sembrerà più naturale e seguo la forma del mio naso.
faccio solo una passata veloce giusto per dare un velo di ombra. Quindi faccio i lati, poi vi consiglio di fare la punta qua sotto e qui a metà. Così la puntina qui in alto ci metterete un po' di illuminante e subito il vostro naso sembrerà un po' più alla francese, diciamo. Ok, andiamo di blush. Un trucchetto: se non avete il blush del colore che vorreste, magari un colore più abbinato all'ombretto, al rossetto, eccetera, oppure se appunto lo volete abbinare al vostro rossetto, utilizzate il rossetto stesso. Quindi prendete, magari o ve ne mettete un po' nel dito, oppure io vado direttamente così sulla guancia, poco perché è molto pigmentato ovviamente. E poi con le dita semplicemente andate a sfumare. Così avrete blush di qualsiasi colore praticamente. Soprattutto rendono anche di più, sono un po' più vivi come tonalità. Io poi prendo anche il mio blush normale, ne metto proprio un velo giusto per fissare il rossetto, perché il rossetto, essendo comunque in crema, come il fondotinta, noi mettiamo la cipra per fissarlo. Anche in questo caso io vado a mettere una polvere, quindi un fard in polvere, per bloccare tra virgolette il rossetto e farlo durare un po' di più. Bene, finalmente passiamo agli occhi e anche qua vi dico un trucchetto nel caso non aveste voglia di truccarvi molto, volete solo mettere un filo di colore, anche per l'estate questa è una cosa che faccio spesso, che mi piace molto. Se non ho ombretti marroni magari basici, oppure se non voglio, anche sono in giro, non voglio portarmi via tanti prodotti, utilizzate la vostra terra. Semplicemente ne prendete un pochino come se fosse l'ombretto e andate a mettere l'ombretto nella vostra piega dell'occhio. Così avrete un ombretto naturale e sembra un'ombra della vostra pelle, perché sarà abbinato alla terra che già avete messo, però allo stesso tempo vi darà appunto un po' di forma e vi aprirà un po' lo sguardo. Movimenti circolari, così sfumate bene. Ah, il pennello questo qui è distrutto, scusatelo. Ormai ho i pennelli finiti. Adesso vado a prendere un marroncino un po' più intenso, perché appunto oggi andiamo a fare comunque questo qui. Un trucco un attimo più, non dico neanche intenso, perché comunque ho pensato di fare qualcosa sui toni del marrone semplice. Però ecco, sì, qualcosa che non sia la terra, un po' più intenso insomma. Stessa cosa, passo sopra appunto dove ho appena messo la terra. Mi zoom un pochino e cercate di sfumare l'ombretto un po' verso l'insù, così allungherete un po' l'occhio. Ho preso uno specchietto, così magari, oh, magari voi vedete e io vedo meglio, no? Quando prendete l'ombretto sbattete un po' il pennello, così l'eccesso volerà via. Togliete un po' l'eccesso della polvere, perché sennò rischiate di fare una macchia. Quindi prelevatelo, sbattete, mettetelo e poi un po' alla volta continuate a farlo finché non ottenete l'intensità del colore che desiderate. Io genio mi sono accorta che la stufetta dietro era accesa, ma oggi fa particolarmente freddo e non mi ero accorta appunto di non averla spenta, quindi scusate nel caso per la luce e spero non vi abbia dato fastidio. Comunque, dove eravamo rimasti? Se avete finito di sfumare l'ombretto marroncino e vi piace l'effetto, proseguiamo. No, continuate appunto a metterlo, a sfumarlo, fino a che non ottenete l'effetto che vi piace di più. Vado a prendere un altro pennello, io lo utilizzo di solito per gli ombretti chiari, e appunto prendo un color panna, o questo, uno di questi due. Scusate se vi faccio delle cose un po' a caso, ma non sono abituata a fare i video make up. Ci sto provando. E vado a metterlo qui per illuminare un po' anche verso l'interno, così lo uso come base per l'ombretto più shimmer che metteremo dopo. Questo potete farlo anche prima dell'ombretto marrone, però ovviamente non ve lo devo nemmeno dire che non sono una make-up artist e mi trucco da una vita perché mi piace, quindi... Nel caso metteste appunto l'ombretto più chiaro dopo il marrone, riprendete il beige e ripassate un attimo, così sfumate anche il color panna o bianco che sia insieme al beige. Adesso prendo un pennello di questo tipo e vado a prelevare un po' di marrone più scuro, o un opaco di questo tipo qui, oppure uno così. Penso che andrò con questo più scuretto e lo vado a mettere solo sulla parte finale. Io zoom ancora perché non so davvero se vedete. Parto dalla fine dell'occhio e vado a portarlo verso l'interno seguendo la piega, quindi così, e lo sfumo leggermente portando la rima ciliare sotto. È importante colorare anche un po' la parte sotto dell'occhio, perché sennò si vedrà troppo lo stacco appunto tra sopra e sotto. Se non volete mettere il marrone più scuro, potete anche tenere solamente l'ombretto, il marroncino più chiaro, per tenere una cosa più leggera. Io lo faccio per rendere ancora più definito lo sguardo, qui insomma vi faccio vedere qualcosina in più. Dovete sfumare fino a che non si vede più lo stacco ovviamente tra i due ombretti, si deve vedere una sfumatura comunque graduale. Poi riprendo il pennello di prima e do una sfumata veloce al tutto.
Dopodiché io metterei semplicemente un po' di luce qui nella parte interna dell'occhio per illuminare. Però vi faccio vedere anche un'altra cosa: nel caso voleste illuminare anche la parte superiore dell'occhio e avete degli ombretti shimmer, ma che di solito messi solo col dito non risaltano troppo, prendete del correttore oppure sempre il primer occhi, insomma qualcosa comunque di liquido, e mettetene sempre una punta dove volete pressare l'ombretto shimmer. Palmatelo leggermente col dito e sempre col dito andate a prelevare l'ombretto shimmer. Io adesso ne metto uno beige chiaro. E andate appunto a metterlo, a stenderlo sopra a dove avete appena applicato il correttore o il primer occhi, quello che è. Vedrete che si vede molto molto di più. Stessa cosa potete farla anche solo per l'angolino interno dell'occhio, se volete appunto che risalti molto. Riprendiamo il pennello dell'ombrettino chiaro e sfumiamo un pochino. Ed infine utilizzo la parte questa più sottile del pennello, vado a prendere o lo stesso colore, quello che ho appena utilizzato è questo shimmer qui chiaro, oppure vado a prendere l'illuminante. Infatti andrò di illuminante stavolta perché ne devo mettere comunque poco, e appunto illumino un po' qui la parte centrale. Anche le matitone per gli occhi sono molto valide per fare questo passaggio, magari quelle bianche un po' shimmer perché si vedono e durano molto di più. Ripasso anche l'ombretto qui sotto un pochino di più e con gli ombretti ci siamo. Ora prendo una matita nera, questa ormai è anche poverina finita dalla vita, e la metto nella parte interna dell'occhio. Se volete sempre mantenere un trucco appunto leggero, come dicevo prima, magari solo con un po' di marroncino e un po' di panna per illuminare, potete mettere semplicemente la matita sopra, andare di mascara e via, siete più che pronte per stare in casa. Se invece volete fare un bel trucco intenso, continuate a fare quello che sto per fare, ovvero mettere la matita sia sopra che sotto, quindi anche un po' nella rima interna dell'occhio. Io la matita non la porto mai fino in fondo, perché l'eyeliner comunque lo faccio partire da metà occhio per fare un effetto un po' più allungato. Però se sul vostro occhio sapete che sta bene, voi fate pure tutto il contorno. Andiamo di eyeliner. Anche qui appunto, come dicevo, questo passaggio è saltabile, cioè lo fate se vi piace, se vi va di vedervi con l'eyeliner. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Io senso così, senza avvicinarmi allo specchio grande, in qualche modo io utilizzo questo di Essence liquido, quel pennellino così, mi ci trovo molto molto bene, lo uso da anni. Ho zoomato un altro po' così vedete meglio e via di eyeliner. Faccio la codina. Quindi partite dalla pupilla, da metà occhio, fate una linea sottile, fate la linea della codina principale, fate l'angolo, quindi chiudete la codina e riempitela intanto. Dopodiché collegate la codina alla linea fatta inizialmente. Perché ovviamente oggi che ho fatto il video non mi è uscito perfetto come piace a me, però contentiamoci. Ok, in più se volete pulire un po' la linea, mettete un po' di correttore con un pennello, appunto pulite la lineetta qui dove io sto passando adesso con la spugnetta, perché comunque ora come ora mi sembra abbastanza pulito, non mi serve, però se volete una cosa ben definita vi consiglio di farlo. Passiamo al mascara. Il mio preferito da sempre è questo di Essence, che anche lui è distrutto poverino, è il Lash Princess, quello verde. Spero che renda l'effetto perché sta per finire. Lo scovolino è questo. Fa delle ciglia pazzesche. Non so se vedete l'effetto, ma è pazzesco, cioè proprio le fa per lunghe, secondo me. E per renderle anche più voluminose, un po' più cicciotte, dico così, metto anche un altro mascara con lo scovolino un po' più grosso, ma solo nella parte superiore, poi faccio proprio due passate veloci, giusto per intensificare anche il nero. E ok, anche con gli occhi ci siamo, mancano solo le labbra. Prima bevo. Ricordatevi di tenervi idratate se volete anche una pelle bella luminosa e morbida. Ok, anche per le labbra io di solito metto principalmente la matita più una tinta labbra. Però essendo che non devo fare chissà cosa e soprattutto ultimamente mi piace l'effetto più shiny e luminoso, metterò la matita labbra e metto di solito o un olio che appunto funge sia da lucida labbra che da olio idratante, quindi mi fa un doppio effetto, oppure un lucida labbra con effetto volumizzante. Oggi utilizzerò matita e l'olio così me le idrato un po'. Matita è una nude di Wycon numero 22. Ovviamente per iniziare a truccarmi ho messo un bel po' di burro cacao, lo metto sempre mattina, sera, sempre, perché anche se non mi trucco, voglio che rimangano belle idratate.
faccio il contorno e riempio anche un po' l'interno. Oddio, ma che ho detto che manca sulle labbra? C'è anche l'illuminante, ragazze. Si vede che sto prendendo la testa in quarantena. Dovete mettere illuminante fino alla luna. Quindi scherzavo, ovviamente non è... rossetto non è l'ultimo passaggio. Via di lucido. Così sembrerà che avete messo un rossetto luminoso. In realtà è solo un combo che potete fare anche con un qualsiasi rossetto, perché poi appunto lo rendete luminoso mettendoci il vostro lucidalabbra preferito, olio, balsamo, eccetera. A me è una combo che ultimamente piace un sacco. E quindi, ultimo ma non per importanza, illuminante. Adesso vado a mettere uno di Rocher. Fortuna che avevo detto tre brand in croce, in realtà ho fatto un mix. E via, come se piovesse. Di solito tengo il rossetto per ultimo, quindi avrei messo l'illuminante anche nell'arco di Cupido, però appunto mi sono scordata, non so perché, chiedo venia al signor illuminante. Naso, ponte. Se vogliamo essere anche un po' più extra, usate magari l'illuminante liquido. Io adesso ne ho usato uno in polvere perché appunto mi basta per questo look. Sono già abbastanza shining, direi, però appunto potete farlo. Ultimo tocco: se volete andare in salotto a far festa, mettete anche lo spray fissante, così siete sicuri che il trucco vi durerà un sacco. Basta, via questo coso e voilà. Insomma, trucco da quarantena tra virgolette, perché gli occhi li abbiamo un po' intensificati, però insomma, fatevi due selfie in più, andate un po' in cucina a ballare, che ne so. Vi ho dato più passaggi, potete appunto renderlo più leggero oppure intensificarlo ancora, dipende dai vostri gusti. Io oggi ho provato a fare questo perché mi ispirava ed è quello che normalmente anche per uscire in realtà farei se appunto non ho grandi idee o grandi piani. Questo è un look normale per me che ci sta sempre. Basta, spero vi sia piaciuto il video. Ripeto, scusate se luci o posizioni eccetera sono un po'... allenerò per fare video make-up in modo un po' più decente se vi sono piaciuti, quindi se vi è piaciuto lasciate un bel like, se non siete iscritti al mio canale cliccate il pulsantino rosso che mi farebbe tanto piacere e ricordatevi di scrivermi nei commenti se appunto volete altri video make up, cosa vi piacerebbe vedere e se volete vedere il decluttering della mia stazione trucchi. Quindi buon make up e ci vediamo al prossimo video, ciao!